Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Da oggi ci sarà il nostro consueto momento sponsor, dove ringrazio gli amici di Eneba che permette la creazione di questo video, dove potete andare su questo sito eneba.com/it, dove potete comprare le vostre Steam Key oppure la PlayStation Key, le PlayStation Card, i buoni Amazon, i Fortnite V-Bucks, i FIFA Points. Oppure anche i mesi di Spotify, l'abbonamento a Netflix. Oppure se volete comprare qualsiasi gioco, ci sono anche i giochi economici a prezzi scontatissimi, come questo Doom Eternal, ragazzi, a 14,10€, 15€. Vi comprate il gioco con PayPal, che è un ottimo acquisto. E vi arriva tramite mail la vostra chiave in digitale, dove potete riscattare su Steam. Che poi, oltre a questo, ragazzi, ci sono anche delle varie offerte dove potete vedere il prezzo migliore più basso. Ci sono anche altri giochi come l'FC 25, dove potete riscattarlo anche su PlayStation Store. Ve lo comprate tramite il sito di Eneba, ragazzi, e supportate me e il canale. E niente, ora vi lascio al video. Ciao a tutti belli. E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui, vi faccio vedere questo nuovo unboxing di Titanic, la nave, la leggenda. Siamo arrivati al numero 132 e andiamo a vedere insieme cosa abbiamo ricevuto in questo nuovo numero. Andiamo ad aprire il fascicolo. Togliere la plastica e la carta e come sempre avviso ai clienti. Gentile cliente, a causa della complicata situazione internazionale si stanno purtroppo verificando problemi nei trasporti e questa collezione potrebbe subire ritardi nelle consegne. Ecco, stiamo lavorando per evitare o ridurre al minimo eventuali disagi. Ci saranno ritardi nelle consegne, mannaggia la miseria. Andiamo a vedere il fascicolo numero 132. Ah, nel prossimo numero andremo a fare i fogli, foglio decal e set di adesivi. Andiamo ad applicare l'adesivo, la striscia gialla attorno al Titanic RMS Doric, la nave di Cupito. Ah, subito così il montaggio dei primi golfari. Abbiamo ricevuto un trapano a mano, manica a vento, vite singole, panchine, attrezzo per golfari, supporto bracci gru, dettaglio per ricello. Ci saranno molte cose da costruire. Sono parecchi dettagli da mettere anche le panchine, come potete vedere. Altri dettagli sulla poppa del Titanic. Vedete, andiamo ad arricchire il nostro Titanic. Vedete quanti dettagli che andiamo ad aggiungere, mamma mia ragazzi, qua ci fanno fare dei buchi con il trapano, come possiamo vedere. È un po' più complicatuccio questo nuovo numero. Vedete, bisogna fare anche questi buchi. Adesso andiamo a vedere quello che abbiamo ricevuto e poi ragazzi, ci vediamo nella prossima parte dove iniziamo a mettere i nuovi dettagli che abbiamo ricevuto. Andiamo a vedere, ad aprire il cartone.
Abbiamo ricevuto delle viti HP, no, delle viti PP. Poi, qui in questa bustina, abbiamo dei dettagli. Eccoli qua, vedete? Abbiamo ricevuto nuovi dettagli. Poi in questa più grande scommetto che c'è il trapano. E infatti ecco qua. Adesso bisogna vedere poi come funziona questo trapano. Bello, molto bello però, mi piace. Andiamo a vedere gli altri dettagli. Qua ci sono le panchine, ragazzi. Qua invece andiamo a vedere che dettagli ci sono. Nuovi dettagli, vedete? Abbiamo ricevuto dei nuovi dettagli come maniche a vento, questo nuovo dettaglio più grande, le panchine. Andiamo a vedere queste ultime due bustine cosa ci sono. Ok, in questa bustina praticamente c'era questo, che forse può essere la punta del trapano. Poi andremo a vedere meglio durante la costruzione. E qui, ragazzi, abbiamo ricevuto questa che dovrebbe essere la punta per fare i fori. E niente ragazzi, mettete vi piace, commentate, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo nella seconda parte del video. Ora vado a fare un po' di pulizia sul tavolo e ci vediamo tra poco.